Ok, grazie ancora per il collegamento e bentrovati a tutti. Pace del Signore. Bene, comincio subito senza tanti preamboli con due versetti che troviamo nel Salmo 62. Sono i versetti 5 e 6 del Salmo 62. Anima mia, dice questa parola, anima mia, trova riposo in Dio solo, poiché da lui proviene la mia speranza. Egli solo è la mia rocca e la mia salvezza. Egli è il mio rifugio, io non potrò vacillare. Da lui proviene la mia speranza. Questa sera parleremo proprio di speranza, perché se ci siamo convertiti e crediamo in Dio, noi abbiamo una speranza viva. Sebbene la vita ci riserva diverse prove e difficoltà, però noi andiamo avanti perché abbiamo un obiettivo, abbiamo una speranza che è riposta nella parola di Dio. E ripeto, anche se tante volte nella nostra vita si affacciano momenti difficili, momenti in cui pensiamo di non farcela, questa sera mediteremo proprio questo, che noi abbiamo una speranza, questa speranza è viva perché chi la sta alimentando non è la nostra vita, la nostra carne, ma è lo Spirito Santo di Dio, è il Signore Gesù Cristo. Amen. Ci portiamo adesso nella lettera di Tito e leggeremo i versetti dall'11 al 14, quindi lettera di Tito, secondo capitolo, versetti dall'11 al 14. Infatti, la grazia di Dio salvifica per tutti gli uomini, si è manifestata e ci insegna a rinunciare alle impietà e alle passioni mondane per vivere in questo mondo moderatamente, giustamente e in modo santo, aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore Cristo Gesù. Egli ha dato se stesso per noi per riscattarci da ogni iniquità e purificarsi un popolo che gli appartenga, zelante nelle opere buone. Amen. Basta fino al verso 14, grazie. Allora, il versetto 13 dice: aspettando, cosa? La beata speranza è l'apparizione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore Cristo Gesù. Quindi noi stiamo aspettando la manifestazione, quindi la rivelazione di Gesù Cristo, perché verrà a prendere la sua sposa, che è la Chiesa, vedremo in seguito, affinché possiamo in eterno vivere con Lui. Questa è la speranza del credente. Gesù stesso, abbiamo letto che ha santificato e quindi ha preparato questo popolo per Dio Padre, e quindi adesso aspettiamo la sua manifestazione. Noi stiamo vedendo da tanti segni che ci circondano, dalle guerre alla pandemia, ai terremoti, e chi più ne ha più ne metta, sono tutti segni che parlano del preambolo e quindi del ritorno del nostro Signore Gesù Cristo. Per te che sei collegato e che ancora non hai fatto un'esperienza col Signore, noi ti diciamo: il Signore Gesù è reale, è vivente perché è risorto e sta per completare la sua opera con il rapimento della Chiesa, quindi di questa speranza di cui stiamo parlando, appunto della vita eterna. E queste sono le buone notizie che il Vangelo ci dà, perché noi crediamo in un Dio vivente, in un Dio che sta realizzando questo grande piano. Ci vogliamo spostare intanto nella lettera ai Romani, capitolo 8. Andiamo avanti nel leggere la parola di Dio che ci incoraggia, come diceva giustamente il pastore Cataldo. Benissimo, Romani 8, versetti dal 18 al 39. Infatti ritengo che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria che deve essere manifestata al nostro riguardo, poiché la creazione aspetta con impazienza la manifestazione dei figli di Dio, perché la creazione è stata sottoposta alla vanità, non di sua propria volontà, ma a motivo di colui che verrà sottoposta, nella speranza che anche la creazione stessa sarà liberata dalla schiavitù
della corruzione per entrare nella gloriosa libertà dei figli di Dio. Sappiamo infatti che fino ad ora tutta la creazione geme ed è in travaglio. Non solo essa, ma anche noi, che abbiamo le primizie dello Spirito, gemiamo dentro di noi aspettando l'adozione, la redenzione del nostro corpo. Poiché siamo stati salvati in speranza. Ora, la speranza di ciò che si vede non è speranza, difatti, quello che non uno vede, perché lo spererebbe ancora? Ma se speriamo ciò che non vediamo, lo aspettiamo con pazienza. Allo stesso modo, ancora, lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza, perché non sappiamo pregare come si conviene, ma lo Spirito intercede egli stesso per noi con sospiri ineffabili. E colui che esamina i cuori sa quale sia il desiderio dello Spirito, perché egli intercede per i santi, secondo il volere di Dio. Ora sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo disegno. Perché quelli che ha preconosciuti li ha pure predestinati a essere conformi all'immagine del figlio suo, affinché egli sia il primogenito tra molti fratelli. E quelli che ha predestinati li ha pure chiamati, e quelli che ha chiamati li ha pure giustificati, e quelli che ha giustificati li ha pure glorificati. Che diremo dunque riguardo a queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Colui che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per noi tutti, non ci donerà forse anche tutte le cose con lui? Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Chi li condannerà? Cristo Gesù è colui che è morto e ancora di più è risuscitato, è alla destra di Dio e anche intercede per noi. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Come scritto, per amore di te siamo messi a morte tutto il giorno, siamo stati considerati come pecore da macello. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori, in virtù di colui che ci ha amati. Infatti sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, né potenze, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, Signore. Amen. Al versetto 24 abbiamo letto: poiché siamo stati salvati, siamo già stati salvati in speranza. Ora la speranza di ciò che si vede non è speranza, difatti quello che uno vede, perché lo spererebbe ancora? Quindi dentro di noi c'è una fiaccola che arde, che è questa speranza alimentata appunto dallo Spirito Santo. In questi versetti che abbiamo letto nel capitolo 8 di Romani, vediamo che addirittura la stessa natura geme, c'è scritto, ed è in travaglio per la manifestazione dei figli di Dio e di Dio stesso. Perché la natura stessa è stata sottoposta alla vanità del peccato e quindi alle conseguenze del peccato. Quindi anche lo stesso mondo, inteso come pianeta Terra e la natura, sta fremendo per la manifestazione del glorioso giorno di Cristo. E questi passi li ho letti, anche se è stato un po' lungo, proprio per questo, perché negli ultimi versi noi leggiamo, ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. E poi leggiamo anche che nella nostra vita nulla ci potrà battere, no? Perché non solo tutte le cose cooperano a Dio, ma perché c'è scritto che né morte né vita né alcun'altra cosa che si scaglierà contro la Chiesa potrà vincerci. Questo giunge come un messaggio di incoraggiamento, perché questa sera mi rivolgo anche a chi in qualche modo sta camminando in maniera fiacca, no? Sta vivendo troppe difficoltà e dice forse io non ce la farò. Invece questi versetti ci fanno comprendere che Dio stesso è al nostro fianco per condurci
alla meta della nostra speranza, che è la vita eterna. Ho voluto meditare anche su queste cose, perché la volta scorsa ho parlato in realtà anche della condanna eterna, e ho detto anche questo la volta scorsa, che a volte si evita di parlare dei due estremi, cioè della condanna eterna e della vita eterna con Cristo, e stasera vedremo nel dettaglio, perché da un lato purtroppo parlare della condanna sembra quasi voler impaurire le persone per portarle alla fede, mentre dall'altra parte qualcuno potrebbe dire che è un discorso un po' troppo da buonisti, pensare, diciamo così, al paradiso, alla vita eterna e così via. Però io vi dico, fratelli cari, queste sono le promesse di Dio. Se e per millenni queste parole sono giunte fino a noi per opera dello Spirito Santo, vuol dire che il Signore ci vuole parlare, e ci vuole parlare chiaro questa sera e forte, per farci comprendere la bellezza della vita eterna, e quindi questa sera non parlare della condanna, perché Dio ci ha chiamati a salvezza, non a essere condannati. Ovviamente sarà condannato chi rifiuta Dio, chi rifiuta la salvezza che Lui ci offre, ma la cosa più bella di cui parla la Bibbia è appunto la vita eterna e di come noi godremo della presenza del nostro Padre Celeste, del nostro Creatore e di tutto il suo amore. E quindi in Apocalisse, ai capitoli 21 e 22, leggeremo prima sul capitolo 21 i primi 8 versetti, appunto perché voglio insieme a voi questa sera meditare su quello che sarà la vita eterna e ciò che Dio ci ha promesso nella sua parola. Amen. Allora vediamo Apocalisse 21, i primi 8 versetti. Poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra, poiché il primo cielo e la prima terra erano scomparsi e il mare non c'era più. E vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo da presso Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Udì una gran voce del trono che diceva: ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini, egli abiterà con loro, essi saranno suoi popoli e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Egli asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore, perché le cose di prima sono passate. E colui che siede sul trono disse: ecco, io faccio nuove tutte le cose. Poi mi disse: scrivi, perché queste parole sono fedeli e veritiere. E aggiunse: ogni cosa è compiuta. Io sono l'alfa e l'omega, il principio e la fine. A chi ha sete io darò gratuitamente della fonte dell'acqua della vita. Chi vince erediterà queste cose, e io gli sarò Dio ed egli mi sarà figlio. Ma per i codardi, gli omicidi, i fornicatori, gli stregoni, gli idolatri e tutti i bugiardi, la loro parte sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, che è la morte seconda. La santa città, il tabernacolo di Dio. Se poi leggete queste parole con calma e nella vostra stanza, ci sarà modo di commuoversi, che quando lo Spirito Santo parla di questa unione di Dio con la sua Chiesa, è talmente bella che la definisce come un matrimonio. C'è scritto: ecco come una sposa adorna. Quindi mentre la sposa, quindi la Chiesa, si è preparata col suo vestito bianco perché appunto purificato dal sangue di Cristo, ecco che avviene questo matrimonio celeste. La sposa, quindi tutti i redenti, tutti i salvati, e la Chiesa nel senso non di una denominazione assolutamente, ma la Chiesa che Dio ha scelto, e quindi coloro che hanno accettato Cristo, ecco che finalmente sono pronti per questa grande festa. E io in queste parole leggevo con grande sorpresa, no, perché da tanti anni leggo la Bibbia, ma ogni volta mi suscita tanti sentimenti il fatto che Dio stesso sta aspettando questo grande momento in cui abbraccerà i suoi eletti, i suoi figliuoli. Capite l'importanza della cosa e della vita eterna, no? Di questo tabernacolo eterno dove non ci sarà né morte né dolore. C'è scritto che ogni lacrima sarà asciugata dai loro occhi, perché il Signore sa che la vita su questa terra è molto dura, e ci sono dei cristiani molto provati. Noi stiamo in una nazione dove in realtà non c'è persecuzione fisica, però in altre parti del mondo purtroppo c'è anche persecuzione fisica, è molto forte verso la Chiesa,
più altre cose, ma il Signore sta preparando questa santa città perché possa accogliere i suoi credenti e finalmente fare questa festa nel cielo. Non pensi che sia una cosa bellissima, che la nostra speranza è proprio questa, che non solo vivremo in eterno, non ci sarà più dolore, né pianto né cordoglio, ma ci sarà il nostro Signore Gesù Cristo, il nostro Padre Celeste, e il nostro Padre Celeste ad accoglierci perché hanno pagato, Gesù ha pagato per questo grande momento. E questa è la promessa della parola di Dio ed è commovente leggere queste cose. C'è una nota che voglio aggiungere e poi la riprenderemo anche al capitolo 22 di Apocalisse, dove al versetto 8 leggiamo, ma per i codardi, gli increduli, gli abominevoli, gli omicidi, i fornicatori, gli stregoni, gli idolatri e tutti i bugiardi, la loro parte sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, che è la. Anche qui c'è una nota che parla dei due estremi, cioè la condanna eterna e la vita eterna. Non c'è un purgatorio, perché purtroppo la Chiesa romana ci ha insegnato questo, che c'è questa sorta di via di mezzo, una sorta di, come dire, una sorta di luogo purificatore, che è il purgatorio, dove uno andrebbe a scontare degli anni per poi passare alla vita eterna. Ma ha già pagato Cristo per me, non c'è bisogno di un purgatorio. Sebbene non siamo perfetti, noi siamo resi perfetti dal sangue di Cristo, però la Bibbia ci parla di queste due vie ben distinte e separate e di questa gloriosa speranza che il Signore ha riservato alla Chiesa. Amen. Passiamo al capitolo 22, dove ancora leggiamo di queste belle cose che il Signore ha preparato per noi. 22 versetti dall'1 al 17. Poi mi mostrò il fiume dell'acqua della vita, limpido come cristallo, che scaturiva dal trono di Dio e dell'agnello. In mezzo alla piazza della città e sulle due rive del fiume stava l'albero della vita. Esso dà 12 raccolti all'anno, porta il suo frutto ogni mese e le foglie dell'albero sono per la guarigione delle nazioni. Non ci sarà più nulla di maledetto nella città, vi sarà il trono di Dio e dell'agnello. I suoi servi lo serviranno, vedranno la sua faccia e porteranno il suo nome scritto sulla fronte. Non ci sarà più notte, non avranno bisogno di luce di lampada né di luce del sole, perché il Signore Dio li illuminerà e regneranno nei secoli dei secoli. Poi mi disse: queste parole sono fedeli e veritiere, e il Signore, il Dio degli spiriti dei profeti, ha mandato il suo angelo per mostrare ai suoi servi ciò che deve accadere tra poco. Ecco, io vengo presto. Beato chi custodisce le parole della profezia di questo libro. Io, Giovanni, sono quello che ha udito e visto queste cose. E dopo averle viste e udite, mi prostrai ai piedi dell'angelo che me le aveva mostrate per adorarlo. Ma egli mi disse: guardati dal farlo, io sono un servo come te e come i tuoi fratelli, i profeti, e come quelli che custodiscono le parole di questo libro. Adora Dio. Poi mi disse: non sigillare le parole della profezia di questo libro, perché il tempo è vicino. Questo lo ripeto, il tempo è vicino. Chi è ingiusto, continui a praticare l'ingiustizia. Chi è impuro, continui a essere impuro. E chi è giusto, continui a praticare la giustizia. E chi è santo, si santifichi ancora. Ecco, io vengo presto e con me avrò la mia ricompensa da dare a ciascuno secondo le sue opere. Io sono l'alfa e l'omega, il primo e l'ultimo, il principio e la fine. Beati quelli che lavano le loro vesti per avere diritto all'albero della vita e per entrare per le porte della città. Fuori i cani, gli stregoni, i fornicatori, gli omicidi, chi ama e pratica la menzogna. Ho mandato il mio angelo per attestarvi queste cose. Insieme alle chiese, io sono la radice e la discendenza di Davide, la lucente stella del mattino. Lo spirito e la sposa dicono: vieni, a chi ode dica: vieni, chi ha sete venga, chi vuole prenda in dono dell'acqua della vita. Amen. Fin qui la parola del Signore. Quindi abbiamo visto ancora altri dettagli. L'avvertimento di quest'ultimo capitolo della Bibbia, al versetto 11, dice così: chi è ingiusto continua a praticare l'ingiustizia, chi è impuro continua a essere impuro, e chi è giusto continua a praticare la giustizia, e chi è santo
si santifichi ancora. Quindi è giunto un momento che la Chiesa deve continuare a santificarsi, e quasi con un atteggiamento molto, come dire, in questa parola autoritario, la parola dice: chi è ingiusto continui a praticare l'ingiustizia, perché il Signore vuole un popolo santo e invita la Chiesa a tornare alla santità. Questa sarà anche la nostra preghiera questa sera. E anche qui abbiamo letto al versetto 15, richiama un po' ciò che diceva al capitolo 21, fuori i cani, gli stregoni, i fornicatori, gli omicidi, gli idolatri e chiunque ama e pratica la menzogna. Io Gesù ho mandato il mio angelo per attestarvi queste cose in seno alle chiese. Io sono la radice, anche questo è bellissimo, dice Gesù, io sono la radice e la discendenza di Davide, la lucente stella del mattino. Quindi è giunto il momento che la Chiesa deve santificarsi. Purtroppo in questi anni stiamo assistendo a delle predicazioni in cui si parla molto facilmente, no? Tanto Dio perdona, tanto Dio perdona, e certo che Dio perdona, ma vuole una Chiesa che si santifica e che non si abbandona a nessun tipo di leggerezza, come abbiamo appena letto. Amen. Però la cosa bella, e concludo, è che dice: lo Spirito e la Sposa, quindi la Chiesa, dicono vieni, e noi già cominciamo a pregare e dire: Signore, vieni, e chi ode dica vieni, chi ha sete venga, chi vuole prenda in dono dell'acqua della vita. E ancora poi versi 20 e 21 di Apocalisse, leggiamo, è la parte conclusiva del capitolo: colui che attesta queste cose dice sì, vengo presto. Questa è la promessa del Signore. Amen. Vieni, Signore Gesù. La grazia del Signore Gesù sia con tutti voi. Con queste parole si conclude il libro dell'Apocalisse, che a volte sembra una parola così dura, ma è l'adempimento delle promesse di Dio e l'invito che la Chiesa si santifichi. Amen. Alleluia, Signore. Gloria al Tuo nome, Signore. Signore, ci vogliamo unire, Signore, col Tuo Spirito, Signore, con tutta la Chiesa, a dire: Signore, vieni. Signore, è giunto un momento in cui la Chiesa si deve santificare. Signore, noi sicuramente abbiamo da migliorare il nostro carattere, da perfezionarci, Signore. Abbiamo creduto nel Tuo sangue, Signore, vogliamo consacrarci nuovamente a Te, Signore. Vogliamo, Signore, che le nostre vesti siano pure, Signore, che le nostre opere non siano sporche, Signore. Noi vogliamo portarti i nostri cuori, Signore, e vogliamo dirti con un cuore sincero e grato, Signore, vieni, perché noi vogliamo vedere l'adempimento della promessa, Signore, che la nostra speranza è in Te, Signore, perché non solo vogliamo vivere questa città, ma vogliamo, Signore, abbracciarti, Signore, un giorno, e capire ancora più a fondo quanto ci hai amato, quanto ci ami, Signore. Alleluia, Signore, in questa città dove non ci sarà buio, Signore, non ci sarà la morte, Signore, non ci sarà il dolore e le lacrime, Signore, ma ci sarai Tu, Signore. Noi stiamo desiderando la vita eterna, Signore, che Tu ci hai donato tramite il Tuo figliolo Gesù Cristo. Signore, questa sera, per la Tua parola che ci incoraggia, perché dice che noi siamo vincitori su tutte le cose, Signore, contro i principati, contro le potestà e contro qualsiasi cosa che si scaglia contro la nostra vita, contro la Chiesa, noi confidiamo in Te, Signore, che Tu stai preservando la Tua Chiesa, Signore, e non sei inoperoso. Noi Ti chiediamo, Signore, forze per rialzarci, perché la nostra meta è questa che noi abbiamo letto, Signore. Noi crediamo nella Tua parola, che ci hai preparato, Signore, un luogo, ci hai preparato una città, Signore, e in questo luogo, Signore, la sposa, Signore, tutta la Chiesa sarà finalmente con lo sposo, con Gesù Cristo. Signore, noi aspettiamo questo momento, Signore, e Ti diciamo ancora: vieni, Signore, Ti prego, vieni a salvare, Signore, vieni ancora a liberare, vieni a prendere la Tua sposa, Signore Dio. Sono tempi difficili, Signore, e abbiamo letto che chi è ingiusto, Signore, pratica ancora l'ingiustizia e si allontana da Te, ma noi vogliamo venire a Te con un cuore grato, Signore, per ciò che Tu hai preparato per noi, per il Tuo grande amore, Signore. Alleluia, alleluia, benedetto il Tuo nome, Signore. Preghiamo ancora per quanti non hanno ancora scelto di accettare la salvezza, Signore, ciò che Tu hai preparato per noi, perché Tu possa ancora chiamare a salvezza i nostri familiari, i nostri amici, coloro che ancora non hanno aperto il cuore alla Tua parola. Vogliamo intercedere per loro, vogliamo intercedere per la nostra nazione,
vogliamo intercedere, Signore, per questo mondo, perché possa glorificarti. Anche, Signore, tanti dei nostri amici e parenti possano dire: vieni, Signore Gesù. Signore, perdona quando siamo distratti, quando siamo presi dalle cose di questa vita, Signore, siamo concentrati sulle cose materiali, perdonaci. Signore, ma facci comprendere appieno che cos'è la nostra speranza, ciò che Tu hai preparato per noi. Continua a benedire questa sera, a toccare le famiglie di quanti sono uniti in questa preghiera. Amen. Amen.